Buonasera, telelettori. Sì, dico a voi che siete davanti alla TV, ma che nello stesso tempo non avete dimenticato cos'è un libro. Voi, maestri nella difficile arte della convivenza fra due gesti apparentemente antitetici, girare le pagine di un libro e pigiare i tasti del telecomando, sì, sì, si può. E i telespettatori di Rete 8 Libri lo sanno bene, visto che in tanti ci hanno tenuto compagnia fino ad oggi, nelle 25 puntate fin qui andate in onda. Oggi siamo quasi pronti a festeggiare quello che la prossima settimana sarà comunque solo un arrivederci. 26 puntate ci hanno messo l'acquolina in bocca, certo non possono però placare la nostra sete di libri e la vostra naturalmente, per questo torneremo ad incontrarci in autunno. L'appuntamento si consolida perché ha funzionato, ci avete seguito in tanti così come in tanti hanno seguito gli incontri a tu per tu con gli scrittori nella libreria Coop del centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino. Anche la penultima puntata di questo ciclo dunque ci porta in libreria a conoscere lo scrittore e sceneggiatore Salvatore Basile e la scrittrice pop artist Elvira Seminara. Nella lettura è così, ci sono storie che ricalcano altre storie, ci sono degli archetipi, ci sono anche degli standard narrativi, poi ogni tanto capita la storia davvero particolare, originale, che magari non abbiamo ancora mai letto, anche se ovviamente anche le storie più simili vengono declinate in mille modi dagli autori. E beh, però questo è il caso di una storia originale, ovviamente interessante, altrimenti non ne parleremo, ben scritta, piacevole da leggere. Stiamo per chiudere in bellezza con qualche sorpresina che ci inventeremo noi qui dello staff di Rete 8 Libri, però intanto parliamo di libri come abbiamo sempre fatto in tutti questi mesi, lo facciamo proprio con Salvatore Basile e con lo strano viaggio di un oggetto smarrito. Un viaggio che parte, oserei dire, da Fermi, perché da una stazione, però da lì, insomma, piano piano assumerà movimento proprio e diventerà davvero in qualche modo un on the road, ma il significato della partenza da Fermi è particolarmente importante in questo libro, perché c'è una persona che in qualche modo ha fermato la sua vita lì, in quella stazione e in quella casa. Dalle nostre parti, le dicevo prima, diciamo il capostazione di Alanno, per dire quando una persona fa un po' di tutto, quindi dal segnale con il cartello fino alla pulizia del treno, fino all'entrata e l'uscita, alla chiusura dei cancelli in entrata e in uscita dalla stazione. Ecco, il nostro personaggio è un po' così, è una persona che ha in cura una piccola stazione in cui transita solo un treno in andata e uno in ritorno. Il suo mondo è limitato, ma non per questo non ha degli orizzonti che partono dagli oggetti smarriti. Esatto. Michele è un trentenne oggi, però era un bambino di 7 anni che un bel giorno vede sua madre partire e portare con sé un diario, il suo diario rosso. La madre non torna più e Michele rimane in quella stazione, in quella casa che è nella stazione. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Hai ragione, Michele è fermo in quella casa e ha perso perfino la speranza di un ritorno di sua madre. Prende il posto del padre, che era il capotreno di quella piccola stazione, e si circonda di oggetti smarriti, quegli stessi oggetti che trova sul treno, perché quegli oggetti gli danno sicurezza, perché gli oggetti non partono, non decidono di
partire e non tornare, non tradiscono. Tutto quello che abbiamo detto in questo inizio, non scopriamo niente, perché tutto questo insomma è già contenuto, diciamo così, nelle quarte di copertina, quindi la storia deve ancora partire, però parte da questo punto appunto fermo, come dicevamo. Michele poi insomma incontra una persona che piano piano, ma con grande determinazione, con grande entusiasmo, pur nelle sue fragilità, in qualche modo riuscirà a tirare questo filo, un po' come, come davvero un filo di Arianna, insomma, per riportare Michele un po' a se stesso e alla vita. Quello che accadrà non ve lo dico, però vorrei invece sapere da Salvatore Basile com'è nata questa storia così particolare. Allora, questa storia è nata, innanzitutto nasce da una notizia trovata su internet un po' di tempo fa, e che era un polmone d'acciaio smarrito su un treno e non reclamato mai. E mi sono chiesto come si potesse fare a smarrire e a non richiedere un oggetto che serve per vivere. Da qui poi ho cominciato un po' a esplorare questo mondo degli oggetti smarriti, che mi interessava molto, ho scoperto delle cose fantastiche, però poi dopo man mano è arrivata questa storia, è arrivata un po' dal, soprattutto pensando a come noi smarriamo gli oggetti, però contemporaneamente siamo anche noi degli oggetti smarriti dal momento in cui perdiamo le persone care, perdiamo i ricordi, perdiamo l'infanzia, perdiamo determinati colori, sapori della nostra vita. E questo smarrirci molto spesso ci porta poi ad arrendersi. Ecco, io volevo semplicemente raccontare una storia di una resa che diventava poi riscossa. È un libro con un profondo senso poetico, è anche nella migliore accezione possibile romantico, non nella melenzaggine, ma proprio nella migliore accezione possibile. È un libro che si legge anche con grande facilità e curiosità, nel desiderare appunto scoprire ulteriori elementi pagina dopo pagina, andare avanti e arrivare poi naturalmente all'epilogo. È un libro adatto a tutti, dico anche, è un libro che proviene da una persona che fa anche della sceneggiatura, è uno sceneggiatore, Salvatore Basile, e due linguaggi così diversi, quello della scrittura e quello della sceneggiatura, pure se possono sembrare sicuramente parenti e affini, ma veramente hanno dei canoni del tutto diversi. Hanno canoni completamente diversi, e infatti il grande scoglio è stato quello di superare le prime pagine, cioè di partire, dovevo partire anch'io per un viaggio diverso dal solito. La sceneggiatura racconta in orizzontale, racconta in maniera lineare, la scrittura è sferica, entra nelle persone, entra nei pensieri, entra nell'animo. E questo comporta forse un sapersi calare nel mondo dei personaggi in maniera parecchio più profonda rispetto alla sceneggiatura. Perché poi quello che vedi, per esempio in televisione o al cinema, sulle pagine, insomma, lo devi raccontare e devi evitare la descrizione, ma il racconto è un'altra cosa, cioè devi far sentire le persone dentro quella scena senza dirgli a destra c'è questo, a sinistra c'è quell'altro, glielo puoi dire ma in una forma appunto narrativa. Questa è un'arte particolarmente difficile secondo me, perché ogni descrizione di luoghi rischia di diventare anche noiosa. Sì, rischia di diventare noiosa, tant'è che i luoghi del libro non esistono. Tranne il Gran Sasso. Tranne il Gran Sasso, perché il libro muove dal litorale laziale e finisce nel cuore del Lazio, proprio sul Gran Sasso. Però i vari paesi attraversati dai nostri personaggi sono paesi immaginari. E questo perché, per un motivo molto semplice, perché volevo rimanere libero di rendere il viaggio e il panorama sempre più impervio, difficile da attraversare man mano che la storia andava avanti.
Quindi in parallelo la difficoltà della storia con la difficoltà proprio morfologica del territorio. In mezzo ci sono questi oggetti smarriti che non sono poco importanti, non avranno ciascuno una particolare funzione, forse qualcuno sì, ma non sono assolutamente comprimari, perché appunto spingono a questa riflessione che giustamente Salvatore Basile faceva, e cioè che anche le persone in un momento della vita si possono perdere. La domanda che voglio fare è: quando uno si perde, ha necessariamente bisogno di qualcuno che ritiri a sé quel filo, che insomma glielo restituisca, oppure ci si può ritrovare anche da soli? Sicuramente ci si può ritrovare anche da soli. I due personaggi principali esprimono proprio questo. Michele è una persona che ha subito il dolore e si è arreso a quel dolore, si è fatto sopraffare. Elena è una persona che ha subito un altro dolore, che logicamente non sveliamo ora, ma che l'ha superato da sola e ha preso forza, cioè si è fatta carico di questo dolore per ripartire, ed è quello che cerca di trasmettere poi a Michele. Quante richieste di riduzioni televisive e o cinematografiche ci sono per questo libro? Allora, confesso che ce ne sono già state 2 o 3. Non lo sapevo, giuro, giura. Giuro, sì. 2 o 3 che per ora sono in stand-by, perché un po' perché sono molto geloso di questo libro, un po' perché aspetto un sogno che non dico, ma se si dovesse avverare ve lo dirò immediatamente, corro qui e ve lo dico. Una regia particolare? No, no. Una interprete, un autore, un attore? Va bene, sogno un grande cartone animato. Ah, questo ce lo vedo, sinceramente lo vedo bene, perché pur essendo tutto molto terreno, però c'è una grande fantasia, anche un tratto un po' visionario, ecco, in queste cose, anche se non ci sono né visioni né miracoli e tutto è perfettamente spiegato, ma il tratto della narrazione è sicuramente visionario, con già il punto di partenza di questi oggetti smarriti. Bene, con Salvatore Basile per ora è tutto. E il prossimo libro? Prossimo libro è già in scrittura. E posso soltanto dire che il personaggio principale sarà un tuffatore, un campione di tuffi. Noi intanto ci tuffiamo solo qualche istante al cinema, perché la tentazione era troppo grande. E siccome il libro di Salvatore Basile è anche un libro divertente, parlando di treni, la scena che ci è venuta in mente è... Buon viaggio, signore! Aio, che succede? Fermi tutti, quello è mio, eh! Che parti sempre. Il nostro prossimo a tu per tu arriva invece da un consiglio di lettura. Ad incuriosirci con il libro di Elvira Seminara era stata Michela Murgia, qui alla libreria Coop per presentare il suo Chirù. Consiglio che Erika, la libraia, ha subito raccolto, ed ecco l'Atlante degli abiti smessi. Eleonora e Corinne sono madre e figlia, hanno un rapporto difficile al punto che i loro contatti si sono interrotti. Corinne appare quasi spietata nei confronti di questa mamma un po' bizzarra e troppo libera. Il rapporto con la mamma è stato ulteriormente complicato dalla separazione dei genitori. Dunque Eleonora lascia Firenze, si trasferisce a Parigi, dove passa tutto il giorno alla finestra. Pensa, riflette, ricorda e scrive tanto alla figlia Corinne. Nelle lettere adotta una specie di codice, il linguaggio dei vestiti. Quegli abiti lasciati a Firenze li racconta alla figlia come esseri viventi e pensanti di un catalogo animato dall'involucro, l'abito, e dal contenuto, la persona che lo ha indossato. Gli armadi sono chiusi per definizione, sigillati e silenziosi. Il mondo, la vita, sono fuori. Così la speciale eredità che Eleonora lascia a Corinne finisce col diventare un'apertura verso il mondo, verso l'altro, verso i tanti modi che ciascuno di noi ha per sentirsi libero. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time.
Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Io penso che essere sia tessere. Non facciamo altro nella vita che imbastire storie, mettere insieme relazioni, tagliare rapporti, ricucire, rammendare, anche quando nel quotidiano parliamo con qualcuno, diciamo attaccato bottone. In realtà attingiamo a tutta una mappa lessicale, semantica, che è fatta di metafore sartoriali, taglia e cuci. Io penso che se all'esercizio di potere tirannico, ipertrofico dell'ego sostituissimo quello dell'ago, fuori di metafora, c'è l'idea proprio di rimettere insieme, faremo un'operazione molto generosa. Una serie di tracce lungo il percorso che ci porteranno a scoprire poi la storia di Eleonora e di Corinne. Una storia anche complicata, come il rapporto fra madre e figlia spesso può essere, e che però Eleonora cerca, insomma, in qualche modo di, appunto, riannodare quei fili sempre attraverso la storia degli abiti. Abiti che, come dicevo, possono essere tristi, allegri, sdrucciti, nuovi, malinconici, abbandonati, molto vissuti, molto amati, molto odiati, in mille modi diversi. Sì, io penso che l'armadio sia in realtà una piccola cosmogonia portatile, per dirla con Chenot, che è un autore molto amato dalla protagonista Eleonora. Nell'armadio si ambientano molte storie, favole per bambini. Gli stessi bambini, quando crescono nei film e diventano gli amanti, si nascondono dentro gli armadi. L'armadio è una sorta di scatola cinese, scatola magica, che non racchiude solo abiti, ma segreti, storie, memorie. L'idea che questo armadio si potesse aprire e diventare come un pozzo oscuro, quindi far precipitare all'interno la protagonista, era una cosa che per me è una cosa per me piena di risonanze e di rintocchi. Un po' penso alla botola dell'Aleph di Borges, in cui precipita il protagonista e a un certo punto, proprio in questo suo vorticoso precipitare, evoca proprio tutta una serie di oggetti e nascono questi inventari. L'inventario, che è alla base di Atlanta e gli abiti smessi, è anche un esplicito omaggio a Borges, che degli elenchi e delle liste degli inventari faceva proprio materia del suo scrivere e inventare. Questo è il terzo libro di Elvira Seminara, e, però quello che ha forse il linguaggio, il codice, direi quasi più particolare rispetto agli altri, che rimane un esperimento a sé stante. Parlavamo prima di Chenot, quindi un esercizio di stile a sé stante, oppure no? Dunque, in realtà io da anni sto, come dire, svolgendo una mia ricerca che si dipana proprio sul tessuto, per rimanere in ambito metaforico, di ricerca. In questo caso, avendo io come passione, come grande amore, come nume tutelare Italo Calvino, qui mi sono proprio allacciata alla visione della letteratura di Calvino come congegno narrativo, che ha in sé una chiave capace di esplodere secondo una logica dettata proprio dall'immaginazione. Mi riferisco ad esempio anche all'esperimento dell'Ulipo con Chenot. Calvino diceva anche che Perec, il suo romanzo La vita, istruzioni per l'uso, era il primo romanzo veramente contemporaneo. Ecco, questo palazzo entro cui succede questa storia di Eleonora in Atlanta e gli abiti smessi è un po' un fratello minore del palazzo di Perec, ha delle affinità sia nella mappa antropologica dei condomini che lo abitano, sia proprio nell'intreccio fra privato e pubblico, dettaglio micro e macro, e l'assemblamento proprio delle relazioni, delle contaminazioni che via via si sciolgono e poi si risolvono in maniera che adesso naturalmente non potremmo dire. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time slipping through my fingers. Parlando di condomini, mi è venuto in mente L'eleganza del riccio, per esempio.
cosa ti è venuto in mente? L'eleganza del riccio, parlando di condomini e di palazzi e di abitanti. Ma c'è Parigi che evoca in realtà, sì, questa sicuramente ci sono dei precedenti, nel senso che Parigi comunque è uno scenario capace di evocare ben al di là della città. Ecco, Parigi per noi, per tutto il mondo, non solo per gli scrittori, non è solo una città con strade, negozi e popolazione variamente distribuita nella sua mappa. Parigi è tutto ciò che ci hanno dato e detto di lei gli scrittori, i filosofi, gli artisti, i pittori, cioè è uno scenario magico consegnato nella storia, nel tempo, dalla letteratura, dal cinema, per cui ben si presta appunto nel mio come in altri romanzi Parigi a offrire questa quinta teatrale naturale per come dire, l'intreccio delle passioni e della fantasia. E il prossimo? Il prossimo sarà comunque, sarà sempre, per rispondere anche alla tua domanda precedente, un libro che lavora sulle cose, sulla vita delle cose, perché qui oltre agli abiti in realtà c'è questa attenzione, questo sguardo multifocale sulla vita delle cose, la relazione che gli oggetti hanno con noi. È una cosa che mi interessa molto, sia perché io sono fortemente interessata, direi una militante del recupero creativo, del riciclo, che trovo un fatto etico e insieme estetico, cioè di grande valore etico ed estetico, sia perché ritengo che effettivamente il mondo delle cose, non a caso analizzato e come dire, magnificato da filosofi come Heidegger, da Remo Bodei eccetera, sia uno scrigno, un giacimento forte, fortissimo di risonanze, di rintocchi e di suggestioni che sarebbe un peccato lasciar perdere. E allora al prossimo libro, Edizioni Einaudi, L'Atlante degli abiti smessi, Elvira Seminara. Hai portato i fazzoletti, Erika? Siamo all'ultima presentazione della stagione, abbiamo fatto una galoppatona da ottobre fino, siamo arrivati ormai alle porte dell'estate, ci fermiamo qualche mese anche perché insomma si va anche al mare e quindi iniziano un po' le vacanze, ma riprenderemo questo bel discorso iniziato e nato qui alla libreria Coop per Rete 8 Libri. Abbiamo conosciuto tantissimi autori, poi magari li ricorderemo nella nostra ultima puntata. Intanto però ne abbiamo ancora due da scoprire la prossima settimana, l'ultima puntata del ciclo, la 26esima. Eh sì, poi torneremo a settembre abbronzate e cara. Spero. Allora abbiamo venerdì prossimo, che è il 3 giugno, un giallo, un noir di un autore che è il suo primo romanzo, anche se lui è un autore televisivo, insomma giornalista, che è Mariano Sabatini, è scritto con Salani. L'inganno dell'Ippocastano, quindi è un noir a sfondo anche diciamo politico, in una Roma insomma bellissima, ma dove c'è un intreccio tra politica, malaffare, viene ucciso un noto imprenditore, due giornalisti si ritroveranno insomma a dover trovare chi è l'assassino. Quindi un noir avvincente. Tra l'altro un noir presentato da uno scrittore di polizieschi, quale Romano De Marco, nostro scrittore di abruzzese. Nostro amico, insomma, anche lui giallista. Il giorno dopo, il 4 giugno, sempre alle 18, avremo invece la presentazione di Davide Rondoni e Federica D'Amato, I termini dell'amore con Carta Canta Edizioni. Loro sono due, lui poeta, scrittore, anche lei un editorialista, giornalista, scrittrice. E diciamo poetessa. Che, esatto, quindi fa un po' di tutto anche lei. E diciamo che si sono incontrati diverse volte, si sono dati appuntamento in bar o sulle panchine di una città per parlare appunto dell'amore. Partendo da alcune parole come gioia, bellezza, hanno cercato di capire quello che è il sentimento insomma più difficile appunto da scoprire e da capire, l'amore. Sì, una sorta di conversazione infinita in termini poetici ma anche filosofici, direi, proprio sull'amore, tra l'altro spesso e anche volentieri mi pare su due fronti opposti, Federica e Davide. Sì, infatti, quindi sarà bello scoprire insomma cosa pensano di questo argomento.
Bene, questo è tutto per la prossima settimana, poi insomma ci sarà tempo per i nostri saluti finali.